Vittoria Baldino, onorevole Movimento 5 Stelle, grazie per essere qui con noi. Stiamo, diciamo, introducendo uno dei temi di giornata, anzi forse il tema di giornata insieme all'inflazione, perché poi parleremo anche del decreto lavoro che è stato, diciamo, elaborato ed è uscito dal CDM di 2 giorni fa, ma ieri il viceministro Leo ha parlato della possibile detassazione delle tredicesime. Chiedevo se lei ha capito, e gli altri ospiti lo chiedo anche lei, se lei ha capito da dove prenderebbero i soldi. Guardi, ieri il ministro Leo ha anche detto un'altra cosa, il viceministro Leo. Sì, ha detto che dei 10 miliardi che dovrebbero rientrare dalla tassazione degli extraprofitti, sì e no, se ne rientrano 2 miliardi e mezzo. Quindi per l'ennesima volta siamo di fronte ad un grande problema, che il governo non riesce a recuperare i soldi, le risorse, lì dove ci sono. Ed è quello che noi abbiamo chiesto, ed è quello che peraltro credo scriva anche un po' Visco nel suo libro, cioè utilizzare la leva fiscale anche per una redistribuzione della ricchezza, che è quello che in questo momento credo sia necessario, perché si parla tanto di questo aumento in busta paga che è stato varato dal governo, che noi crediamo sia sicuramente non della portata vaneggiata dal governo, 100 euro, purtroppo abbiamo fatto i conti e purtroppo non saranno 100 euro, però è già qualcosa, diciamo così. Il problema qual è? Che non riesce a compensare l'aumento dell'inflazione di cui parlavamo, no? Perché noi abbiamo un'inflazione all'8% che sale fino addirittura al 14% per i beni di prima necessità, i salari che hanno perso potere di acquisto di circa il 4% solo negli ultimi mesi a causa dell'inflazione, salari comunque che hanno perso il valore reale del 12% rispetto a 15 anni fa. Quindi se io mi metto nei panni di un lavoratore che vede il suo salario perdere potere d'acquisto, perdere valore reale, un lavoratore italiano che ha il salario, diciamo, con il valore minore rispetto ai suoi, diciamo, colleghi europei, e sente, diciamo, esultare così tanto il governo tronfio per un aumento in busta paga esiguo e soprattutto temporaneo, forse mi sento anche un pochino preso in giro. Baldino, però effettivamente, diciamo, il governo da questo punto di vista, quello della tenuta dei conti e quindi anche delle rassicurazioni che diamo all'esterno, penso ai mercati ad esempio, insomma, su questo si è mosso in continuità col governo precedente e con un grande senso di responsabilità sui conti pubblici, no? Allora, prima di tutto, se mi permette, vorrei rispondere al senatore che, insomma, è evidente che il governo brancola un po' nel buio, nel senso che non sa quello che farà nel prossimo anno, non sa come farà a stabilizzare questo aumento in busta paga, che scopriamo peraltro che non si tratta neanche di taglio di cuneo, ma in realtà è un sostituto di pagamento che aumenta la base imponibile, per cui non sono affatto 100 euro, ma sono molti di meno anche nella media, diciamo. Per cui quando un governo e una maggioranza devono ricorrere a degli espedienti, diciamo, linguistici, a delle bugie, come ha fatto la Presidente Meloni, ma anche il Vicepresidente Ministro Salvini, dicendo che è il più grande taglio del cuneo della storia, piuttosto che 100 euro in busta paga a tutti, vuol dire che non hanno nient'altro, non hanno nient'altro da raccontare. E questo dispiace, perché comunque bisogna che si assumano le responsabilità delle loro scelte politiche, che legittimamente da maggioranza che ha vinto le elezioni fa. Insomma, mi assumo la responsabilità, dico quello che sto facendo, dico quello che voglio fare, dico con quali soldi lo voglio fare. E invece qui abbiamo un governo che mente, non dice quello che vuole fare e non sa quello che farà domani. E questo crea incertezza. Proprio per questo i mercati in realtà non hanno, cioè il rating del nostro paese non è poi così tanto positivo. Però questo sinceramente non mi preoccupa, no, perché poi alla fine, infatti, questo sinceramente non mi preoccupa. Scusatemi, c'è una notizia che arriva dall'alluvione, perché oggi, come abbiamo aperto sull'alluvione, io terrò questo filo conduttore. Se ci sono novità, siamo servizio pubblico, le dobbiamo dare. Un'agenzia dice che c'è un crollo di una casa nel bolognese e che si sta cercando una persona. È possibile che una persona, appunto, sia coinvolta? È stato inviato un modulo operativo Asset User Light dalla Toscana
e un elicottero reparto di volo di Bologna sono in corso, speriamo ovviamente che la si trovi e naturalmente viva. Scusate l'interruzione. No, ma questo purtroppo, quello che è accaduto oggi, ci dà un po' la cifra delle condizioni in cui il nostro pianeta versa e di quello che i governi dovrebbero fare, e si collega un po' alla sua domanda, no? Il fatto che c'è una continuità con il rigore, diciamo, del governo Draghi. C'è una continuità, cosa che non mi sarei mai aspettata da una forza politica guidata dall'unica leader dell'opposizione quando c'era il governo Draghi. Mi sarei aspettato un altro tipo di politica, soprattutto mi sarei aspettato un'altra postura in Europa. Invece abbiamo visto una manovra improntata all'austerità, la parola d'ordine del ministro Giorgetti è prudenza oppure lo simbolo ambizione responsabile. Ora, il fatto è questo, in Europa si discute la riforma del patto di stabilità e crescita. A proposito di quello che sta succedendo oggi, che è successo oggi, dell'alluvione, le alluvioni di cui... C'è il primo morto in questo istante, un'ansa, dà conto del fatto che un uomo è morto in bicicletta travolto dall'acqua a Castel Bolognese. Sarebbe andato in bicicletta in una strada che era chiusa e è morto annegato. Questo è un'ansa di un minuto fa. Questo è una tragedia. Ciclicamente raccontiamo di queste alluvioni e proprio per questo tra le nostre proposte da portare in Europa c'era quella di scorporare gli investimenti che vanno verso la transizione ecologica dal patto di stabilità e crescita. Questo potrebbe essere una delle tante proposte che il governo dovrebbe portare in Europa e fare la voce grossa rispetto ad un paese che è l'Italia, che versa in condizioni peggiori rispetto a livello di debito pubblico e di altre misure che dovrebbero essere intraprese rispetto agli altri stati europei. Il patto di stabilità, senatore, volevo chiedere. C'è già un accordo con gli industriali, il Recovery EU, è vero, sono tutti i fondi che servono per la transizione, ma c'è l'accordo di un sistema incrociato di crediti d'imposta che stanno discutendo con gli industriali. Siccome l'Europa non te lo dà, si può fare, ha ragione, l'hanno fatto, l'Europa gli ha detto no perché non accetta nessun tipo di scorporo dal deficit. Di nessun tipo, quindi è inutile che ci andiamo, non lo fa con noi, non lo fa con la Spagna, non lo fa con la Francia. Allora il governo si è messo d'accordo con gli industriali e stanno studiando un sistema di crediti d'imposta incrociato per fare quello che vuole, che dice l'onorevole Bandino, cioè cercare di scorporare di fatto poi quei soldi dal conto finale, cioè di fatto non dovremmo pagarli perché li pagano gli industriali prima. Quindi questo, c'è una soluzione dal sì, punto di vista. Però Specchia, io credo che lei ricordi benissimo poi che... Poi mi fate andare dal senatore Zaffini, per favore. Concludo velocemente, che il ministro Crosetto ha più volte, l'ho anche ribadito in aula nel corso di sue recenti informative, chiesto lo scorporo degli investimenti militari dal patto di stabilità. Allora perché fare la battaglia sugli investimenti militari e non fare la battaglia sugli investimenti in transizione ecologica? Perché io questo non l'ho sentito dire dal governo. Perché hanno vinto, mi perdono. Hanno vinto le elezioni, quindi fanno tutti e due i tipi di battaglie, la vostra e la loro. Se a un certo punto preferiscono a loro, l'hanno vinta. È un problema di elettori, è la democrazia. Sorride Zaffini. Preferiscono puntare più su una cosa che su un'altra. Fin quando gli elettori gli danno quello, lo fanno. Non c'è nulla di antidemocratico in questo, sono delle scelte politiche. Voi avete fatto la scelta del reddito di cittadinanza. Ma infatti io non ho detto che è una scelta non democratica. Io dal punto di vista dell'opposizione sto dicendo quella che secondo me, anche alla luce dell'alluvione di oggi, dovrebbe essere la direzione verso la quale dovrebbe andare il governo. Ieri a Giorgia Meloni ha detto scusate però mi fate ritornare però non possiamo far fare un comizio così, mi deve far replicare. Sta facendo un comizio dicendo una serie di sciocchezze incredibili perché evidentemente non ha niente da dire. Parli di quello che volete fare al governo, senatore, basta, non siete più in campagna elettorale. Una volta, per favore, non siete più in campagna elettorale, parli di quello che volete fare al governo, dica quello che volete fare. C'è una notizia. Fa finire il senatore. Adesso, senatore, le do la notizia. No, ma si scaldano sui banchi a rotelle perché ci facciamo gli autoscontri con i banchi sì, a rotelle. Sì, vabbè, no? Ma onorevole Bandino, scalda, prego. Collega. Il paese gli è grato per questa retorica spicciola. Per questa retorica spicciola che oggi sta portando qui, altrimenti perché evidentemente dice, non ha nient'altro da dire. Di dire guardi, c'è una notizia. C'è una notizia. Unicredit. Ah, perché grazie ai tassi della BCE agli azionisti sono andati 5,75 miliardi di utili, ok? Mentre parallelamente invece in Spagna l'utile di Santander sale soltanto dell'1% grazie alla tassa di Sanchez sugli istituti di credito.
Noi abbiamo delle famiglie che non riescono più a pagare la rata del mutuo, se avevano un mutuo a tasso variabile, perché è salita del 40 o oltre anche del 70%, e tende a salire ancora di più perché, come ha anticipato lei, si tende verso un prolungamento della politica di aumento dei tassi di interesse. Abbiamo dei giovani che non riescono più ad accedere a un mutuo neanche a tasso fisso perché i tassi sono aumentati a dismisura, quindi abbiamo un paese che non fa, che già non fa più figli, no? Abbiamo la denatalità più bassa d'Europa, siamo scesi sotto le 400.000 nascite all'anno già da 2 anni, abbiamo questo record negativo, e dall'altra parte abbiamo un governo che non fa assolutamente nulla per sostenere le famiglie e le politiche abitative. Ricordo al senatore, che evidentemente non lo sa, che questo governo ha tagliato e azzerato i fondi per il contributo all'affitto, per il contributo per la morosità incolpevole, e non ha la benché minima idea di come fare a sostenere le politiche della casa delle nostre famiglie. Così si affronta il problema della denatalità, non blaterando e parlando di banche a rotelle, di altre cose, perché evidentemente non hanno nulla da dire. Siccome noi abbiamo interrogato il governo più volte su questo tema, perché riteniamo che, a parte la carne sintetica e la farina di grilli, i veri problemi degli italiani siano questi in questo momento storico, oltre che al lavoro, ai salari bassi, all'inflazione, al carrello della spesa che è sempre più alto, a queste nostre domande che abbiamo formulato a più riprese al governo, l'ultima volta mercoledì scorso nel corso di un question time, il governo non ha saputo dare una risposta. Chiediamo al governo se non intende tassare gli extra profitti, cioè prendere i soldi dove ci sono e non prendere in giro gli italiani con detassazioni di qua, detassazioni di là, che di fatto sono esigui a fronte di un potere di acquisto delle famiglie che diminuisce sempre di più e non sanno come arrivare non più a fine mese ma a metà mese. Questa è la situazione che si prospetta davanti agli italiani, e su questo vorrebbero una risposta. Però c'è lo sciopero di Hollywood, degli sceneggiatori, no? Che uno dice vabbè, sono gente magari privilegiata che sta dall'altra parte del mondo. No, ci riguarda, perché loro dicono le sceneggiature dei film le scrivono le intelligenze artificiali, persino i doppiatori sono italiani di guerra, certo, i nostri doppiatori, certo. Ecco, italiani. Che erano giornalisti, Eva. Le Pensa cui quando voci... toccherà i giornalisti. Come, Francesco? Pensa quando toccherà i giornalisti. Ma ci siamo già. No, è già in funzione l'intelligenza artificiale nelle redazioni, per esempio, delle agenzie economiche che battono notizie, diciamo, che hanno un livello di creatività naturalmente minore rispetto ad altri tipi di reportage, eccetera, e quindi sono già così, ma anche nella lettura negli ospedali delle cartelle cliniche. Quindi, ragazzi, siamo molto avanti e ce ne accorgeremo forse quando qui al mio posto ci sarà un gobbo che parla con una voce artificiale come quella dei doppiatori. Loro sono molto avanti, le legislazioni nazionali e comunque europee sono molto indietro, cioè la sensazione è quella che non riusciamo mai a governare alcuni processi, ma cerchiamo sempre in qualche modo di inseguirli a un certo punto, perché non riusciamo a guardare al di là del limite temporale di interesse. La sinistra anche mondiale ha avuto grosse colpe, penso all'amministrazione Clinton, che non si è accorta del portato, per esempio, di internet e ha, diciamo, aperto alla deregulation assoluta, esautorando i grandi editori come Facebook, eccetera, da tutte quelle norme che invece costringevano gli editori di libri e di giornali a sottostare. Ma mi perdoni, questa non è una problematica, a mio avviso, di destra-sinistra, ma della politica in generale, che spesso tende ad adottare politiche strumentali finalizzate alle elezioni, cioè al momento elettorale, piuttosto che al futuro e al progresso, appunto, cercando di governare alcuni processi. Effettivamente siamo indietro, come in tutte le innovazioni può essere una grande opportunità, ma può essere anche un grande problema, una grande minaccia se non viene governata abbastanza. Ed è collegato strettamente questo tema, come diceva giustamente lei, con il tema del lavoro, perché noi abbiamo, ad esempio, rimanendo in Italia, le aziende italiane che hanno investito molto negli ultimi anni in innovazione tecnologica, però non riescono a trovare dei lavoratori con le skills adatte, perché non c'è un'adeguata formazione
in innovazione, per cui c'è un grande mismatch, cioè c'è un grande tasso di disoccupazione giovanile e ci sono delle imprese che non riescono a trovare dei lavoratori con quella formazione adatta, per cui io piuttosto che guardare il problema diciamo come dire sbagliato, l'obiettivo sbagliato che è il reddito di cittadinanza, che io guardi, credo che se ne accorgeranno adesso che per gli occupabili di fatto l'hanno non c'è più, il problema del mondo del lavoro non è e non sarà il reddito di cittadinanza, e se vuole magari ci vediamo qui tra un anno e mezzo e continueremo a parlare del fatto che non si trovano lavoratori in alcuni settori. I problemi sono due: uno, che non c'è un'adeguata formazione per un livello o per alcuni profili molto alti, e due, la qualità del lavoro che nel nostro paese purtroppo è pessima, e questo spinge tantissimi nostri giovani ad andare a cercare lavoro altrove. Quindi io insomma, consiglierei ai governi di turno, destra e sinistra, che siano a guardare il vero problema e a non colpire problemi sbagliati semplicemente per fare propaganda.